avere le idee questi chiare. Due cambi, Pasquali e Manu, sono stati poco bene. Stein e scusa, Ferrari e Pasquali e Stein sono entrati in campo sin dall'inizio, sostituiti in panchina da Quaglio e da Barbini rispettivamente. Forse la perdita maggiore qui è quella di Ferrari. Ferrari perché? Perché Ferrari, pilone destro, ha sempre creato grandissimi problemi a Lovotti in mischia ordinata. Il primo pallone è sostanzialmente lavorato dal Benetton Treviso, che prova a mantenerlo da quel lato con Benvenuto. È una buona occasione per Treviso. È statica, tiene le zebre, no, adesso non più. C'è l'avanzamento, Tebaldi corre con Ioani. Facile. Splendido. Sì, ma è bravissimo Tebaldi. Con la meta di Sgarbi. Qui è bravo Tebaldi. Qua è bravo Tebaldi perché corre panterone panterone con un angolo di corsa e poi fa uno flow da mano rovescia leggera. Li trova Ioane che prende e dovrebbe fare il finisher, essere nel buco. Viene marcato l'avversario e allora il pallone va fuori per Capitan Sgarbi. Eccolo là, guarda. E Capitan Sgarbi proprio cammina fino in meta, ma ben giocata sia da Tebaldi che fa il gioco, il pone il quesito sugli avversari, ma difesa che non arriva mai delle zebre qui, mai vicini, vedono vicini uno, vanno vicino all'altro, due giocatori che vanno che ti danno sono uno strumento come tanti, certo, altri strumenti. Certo. Bella questa cassaforte, vanno meta fino in fondo e la meritano. Ed è sorpasso e la meritano perché Treviso è troppo indisciplinato, concede troppo. È il terzo tentativo di cassaforte da parte delle zebre e questa volta con determinazione sono andati oltre. Ed è sorpasso con Sisi, la marcatura è sua. Proprio al termine del primo tempo, mentre guarda che bella questa inquadratura con tutto il pubblico dietro, girano da questo lato ma tengono il pallone. Violi, ecco la superiorità, fuori gioco, meta. E ci sta tutto, e ci sta tutto perché sta giocando bene le zebre. E questa volta ha salito il campo. Hanno misurato le energie nel modo migliore, qui hanno fatto una splendida azione corale. È anche altrettanto vero che Treviso ha perso ad ogni placcaggio spazio e non c'è mai stato un contendere. Sai, è una questione, voglio dire, quasi logica. Se placchi e non contendi, il pallone lo tengono loro un po' più avanti. A forza di più avanti, arrivi in area in meta. È semplice. Ora il movimento davanti, portata giù per la cassaforte. Treviso che avanza, sempre la stessa molla. C'è anche il vantaggio adesso. Portata la coda, poi fuori. Fino in fondo. Come dire, questa è la bilancia e io ci metto sopra la spada. D'altronde è il cambio di stagione degli armadi. È il cambio degli armadi, guai ai vinti, e metti sopra e cari l'asso. Cioè, sai, se ce l'hai l'asso lo cambi, se non ce l'hai non lo cambi. Per il resto tante zebre, se ne va Fabiani dentro Lus con Fabiani a dare anche indicazione al compagno. Guarda, le zebre stanno mi sorprendono favorevolmente proprio per la determinazione. Raddoppiano. Non devono prendere il calcio, non devono prendere calcio. Bisegni a portare indietro Howard che fa l'angolo e riesce a fare strada ancora. Barbini, vicino, Barbini. Float stupendo, Ioani ma è fuori. Ed è finita. È finita. È finita. E allora vincono le zebre 22-17, portano a casa l'ultimo derby della stagione, il terzo. È festa per le zebre, delusi naturalmente i giocatori di Treviso, Vittorio. È un peccato da parte di Treviso, ma nel secondo tempo non sono mai stati veramente in partita.